altro, non ci si vota perché oltre, ho la constatazione stamattina che sembra ci sia la volontà a evitare quella brutta parola che è, ma per l'esperienza utile potrebbe anche arrivare a una fasana. Se venisse la dottoressa Fasano a fare il servizio, caro amico, amico, veramente amico, Stefano Ferrara, io gli dico, vabbè, non fa niente, è stata male alla fine. Con poche certezze che arrivano commissari in quella della Turchia, che appena se ne accorsero che era bravo, la promossero, come fanno sempre gli organi dello Stato. Quando non è bravo, lo promuovono. E la verità è oggi la dottoressa Fasano è viceprefetto a Firenze. Un vecchio carciofilo come me, se ha ancora la speranza che questo stadio, che la nostra storia, non solo sportiva, per Antonio Perla, non solo sportivo, si possa riaprire anche in merito della dottoressa Fasano e poi dopo a seguire dell'assessore dei lavori pubblici Ernesto Variante ieri, e se c'è ancora una leggera speranza sempre ci sia anche interesse l'impegno, l'attività del nuovo assessore dei lavori pubblici, l'ingegner Cetà Risposto. Siccome dall'esperienza avuta noi come cittadini, come dipendenti, come giornalisti, non sono state molto belle quelle gestioni commissariali, noi ci auguriamo che questo invito che ti sta arrivando da Enzo Ramagni e da Franco Troiano sia, si vede poi ormai 40 anni passati, che esperienze ne hai da vendere, penso che ne accorgi che non sono inviti falsi o ipocriti, ma sono dettagli della sincerità profonda, non solo di politica, ma anche di rapporti di amicizia antichi, che qua tra scherzando, ci conosciamo tutti quanti da tanti anni, e anche se sei stato fuori per tanti anni, hai mantenuto rapporti familiari, personali, di amicizia con tanti che adesso fanno parte del Consiglio Comunale, ma anche dell'amministrazione. Quindi io l'invito mi sembra sincero. Da parte degli ex AM, come continuo a chiamarli, il DE, che è passato di moda una ventina di anni fa, che non riesce purtroppo per lui a ritornare in moda, a me mi dispiace molto, perché potrebbe essere una grande risorsa della città. Io ricordo, non dimentico mai, il mio maestro Guido Presi Simone una volta che disse a Ferraino ti condannerei a risolvere i guai che hai fatto, e la stessa cosa farei ad esempio con i vecchi politici, fossi un giudice, un magistrato, ti condannerei a risolvere i tantissimi guasti che hanno fatto, che purtroppo sembra con tutto l'impegno, lo sforzo e i litigi che possiate fare da voi, ho l'impressione che i guasti che hanno fatto, quelli che vi hanno preso del dovere di 10 anni, hanno preceduto, ho l'impressione che non abbiano soluzione. E guardo negli occhi il mio amico Sergio Dani perché ho questa impressione che i guasti che hanno fatto quelli là non abbiano soluzione. E forse ho l'impressione che ci si stia limitando anche perché sono difficili, è difficile che l'età ricevuta, non solo CPR3, quella è la cosa che diceva Franco Reale, che negli annali della storia repubblicana non è successo nessun comune, 8.000 e rotti comuni, mai un comune in 8.000 ha avuto un caro Alessandro Sanzano, mai un comune in 8.000 ha avuto un problema, non solo 53.000 euro costano più di Messi. Più di Messi vale quel CPR3, quindi sanno che la decombinata. Quelli che lui dice ancora, che quelli dei commissari che dico io, non solo Stefano Ferrara, Enzo Piscopo o Sergio Nardo, sono altri tipi di commissari, quelli che loro tra di loro si conoscono bene, quelli che hanno fatto, quello che hanno combinato, quello che Francesco Rosi, antecedendo tutti quanti noi, fece negli anni 50 mani sulla città, antecedendo tutti quanti noi, quelli che poi saremmo divenuti, io l'ho incontrato pure Francesco Rosi, i democristiani che scrivo io, che lui ogni tanto si deve invece pagine questa, no! Non ce l'ho con Alessandro Zano Penzo Vicino, per esempio, ma è la l'amor di Dio. Ce l'ho con quelli là, quelli che Francesco Rosi ci ha avvertito. Guardate, stanno arrivando. E arrivarono. Non ce l'ho con Pietro Iotici, con Raimondo Ponte, con Giovanni Ponte, con Antonio Ponte, è l'amor di Dio. Loro sanno bene chi sono e farebbero bene a dirlo i democristiani, quelli là per bene, quelli che hanno i dostuzzi di De Gasperi. Farebbero bene a dire, guardate, non ci appartengono Gallo, Pomicino e gli altri. Farebbero bene i socialisti legati all'idea di Riccardo Lombardi, a dire, o a Francesco e Filippo Turati, a dire, non ci appartiene di Donato. Farebbero bene.
quelli legati a Pietro Lenzi, un'altra figura meravigliosa del socialismo napoletano, farebbe dire non ci appartengono. E allora dire sempre a me, e non ci ascolta, Alessandro, lo dico a te perché sei giovane, non ci ascolta, a far pensare a chi legge, perché chi legge intelligente, finitelo di pensare a chi legge non capisce, che io accomuno tutti i democristiani allo stesso tempo, non mi permetterei mai di mettere Pietro XII al livello di altri democristiani, quelli che sto nominando, perché poi hanno i figli dei figli, ma non i figli quelli di 30 anni, i figli ma sempre quelli della mia generazione, la peggiore della storia, non è la meglio gioventù della nostra, è la peggio gioventù, quella che combina tutti questi guasti. Pochi siamo rimasti legati agli ideali e ai valori, noi siamo le mosche bianche. Perciò mi piace tanto ricordare l'amico avversario politico della mia gioventù, il bravissimo, grandissimo Enzo Russo. Allora non farò mai uguale Stefano Ferrara con gli altri democristiani, non mi sono mai permesso. Se qualcuno di loro si è offeso, non ha capito. Se Pietro Rossi ha mai potuto pensare, lo vedo perché sta là, che io accomuni lui a quell'idea democristiana che le chiede capo, capo mica è come De Caccio, omicidio mica è come Dostuzzo. Non facevo quel grandissimo film che ha fatto il miglior regista del cinema italiano oggi che è Paolo Sorrentino. Non l'avrebbe fatto, ma ce l'avevo finito. Invece l'ha fatto. Non sono pazzo io che scrivo contro i democristiani. Sergio Dalla non può mai pensare che io, oppure il fratello Stefano, che non è mai diventato democristiano, che io metto lui uguale agli altri. Lo Stefano mettesse il fratello uguale agli altri. Non l'abbiamo mai pensato. Sarebbero degli stupidi. E siccome la gente non c'è, quelli che credono che la gente è stupida, la ci mettesse. Facesse come dice giustamente l'esperto adulto Franco Troiano, un passo indietro. Palla accendere, dice il calcio, ma è scienza di vita. Palla accendere, riflettete. Palla accendere. Il calcio è scienza di vita, si arriva alla fase difensiva, poi si inizia l'azione, poi si gestisce l'azione, poi si va in attacco. L'attacco smisurato, sconsiderato, serve a niente. Allora io lo dico tutto, io ringrazio Franco Troiano. Ieri mi sono incazzato perché il sabato mattina invece sta in tutto, andare sul campo, ci ho pure il sabato, Franco. Invece di ringraziare a Tommaso Iori e a Enzo Romagna, che hanno 7 milioni. Mi ha dato l'opportunità di chiarire tantissime situazioni. Voi chi mai capite che il problema suo ha bisogno del psicoterapeuta, della psicanalista che non fa lì nella casoria, si rivicina a Giovanna Dante e l'azione fatta per solo. E dopo si può dire, cioè, invece chi oggi non capisce, allora ci ha dato l'opportunità di chiarire tante cose. E diamo l'opportunità al sindaco, che è anche in passato, Serena Stamattini, di rispondere in maniera pacata e riflettuta e riflessiva, perché ho preso anche appunti, agli inviti che avete fatto, che sono stati pacatissimi, educati, garbati, mi faccio atto, cose che mi sono, caro Enzo Romagna, non avrei nel Consiglio Comunale, se li gestisse il Consiglio Comunale come avete gestito questo pezzo strano, avreste fatto molto più bella figura, con pochissimi che vengono ad ascoltare. Spero che questa mattinata serva anche, sono convinto, sono fiducioso, speranzoso, questa mattinata, questi conti, aspetta che voi serve di evitare che la brutta parola che a me ci va a dare, ci fa un pazzino del commissario. Grazie comunque veramente.